Eccoci qua, benvenuti in un nuovo video in compagnia de mes amigas, la signorina Prampu e la signorina Leo. Cosa faremo oggi? Oggi cibo asiatico, come avete già visto dalla copertina, proveremo tante cosucce così che ho trovato in un Asian Market. All'Asian Market. Il Asian Market di Bologna. Solo. Ma bando alle ciance, come sempre, e partiamo. Da cosa volete partire? Abbiamo tantissimi snack. Una cosa dolci, media. Salati, una cosa media. Nella peggiore, nella migliore. Sì, perché ho preso anche cose un po' pazze, devo dirvi. Io proverei gli Oreo. Ah, partiamo dal dolce. Partiamo dal dolce. Oreo, metà uva e metà pesca. Spacchettiamo. In cinese e giapponese. Ah, traducimi un po' la traduzione. Dai, mi sembra cinese quello. Cinese, sì, perché poi abbiamo scoperto, grazie alla grande Prampu, che ci sono Asia e Market, tutta l'Asia. Lo so, ma ci sono due bei pacchettini dentro. Solo? Sono piccoli anche, esatto. Un po' gricci. Senti che bel profumino. Buono. Profumino di caramellone. Prego. Grazie. Un odore un po' troppo. Troppo strano. Abbiamo l'ospite anche. Guardate che pazzo questo simbolo cinese. Ma tu hai un simbolo cinese? Sì. Anch'io. Ah, ma diversi. Ci sono tanti simboli. E cos'è un orsacchio? Un orso. Un orso che dice Oreo. 3, 2, 1, via. Ah. No, sa di dentifricio. No, ma sapete di cosa sa? Dentifricio. Di bolle di sapone. Dentifricio misto augmentin. Che voto diamo a questo snack? 4. 3. Soccia, così esigenti. Io do un 6 perché tutto sommato non è male. Passiamo al prossimo. Prampu, a te la scelta. Queste. Il taro è questa tipo patata viola, questo tubero viola cinese, però questi non sono cinesi, sono vietnamiti, come abbiamo scoperto poco fa, però c'è anche delle scritte cinesi. Viet choice viene direttamente dal Vietnam, ragazzi. Qua oggi facciamo il giro del mondo. Bene, vale. Ma non sono viola. Ma no. Che delusione. Ma non no. Sono viola. Però secondo me sono molto buone. Mi sembrano belle consistenti anche. Questa è la patatina. E via. Oddio, sono dure. Vi devo dire la verità. Sembra. Mi piacciono moltissimo. Tipo la frutta essiccata, un po' quella disidratata. Mi ricorda qualcosa. L'ananas disidratato però non ha sapore di ananas, cioè la banana disidratata. Sono dolci. Le mangerei? Sì. Super approvate. Io darei un bel 8 perché le mangerei così come sfizioseria sul divano mentre guardo un film, una tira l'altra. Anch'io do 7. 7 e mezzo. Cioè sono un po' in sapore. Infatti non sa di niente. Cioè sanno di poco, però hanno una bella consistenza croccante all'inizio e poi di niente. Un po' dolci, non sono salate, quindi vanno giù bene. No, sono contenta. Il prossimo lo sceglierò io. Un bel tofu marinato, scritto qua, sapore. Sapore di marinata, di cagliata, di fagioli secchi. Sembra schifoso, però a me l'aspetto un po' intriga, devo dire la verità. Fa una puzza quando l'apriamo. Prego. Tocci pure dalla cornucopia di ghiottanze. Questo è, ma ha una consistenza pazzissima. Sembra gomma. Sembra gomma, gomma da cancellare. Unta. Sa di croccantini di cane. No, olio per massaggi, centro estetico. Cheers. Cheers. E via. Beh. Ma io sento solo l'olio per massaggio. Sa di spezia. Non so quale, ma sa di spezia. A me non dispiace.
Non è terribile, ma non lo mangerei. È la cosa più schifosa che abbiamo mangiato fino adesso. Non so se concordate con me. Il biscotto. Poi magari sai, se lo metti negli spaghetti o non lo so, diventa anche buono. Ecco, mangiato così dalla cosa sottovuoto, no. Quindi io darò un 4, purtroppo, se lo merita. 2. 6. Bene, i prossimi sta alla Laura. Ah, io devo scegliere lo stick per i denti, il bastoncino per i cani. Per i cani. Uno stick dovrebbe essere tipo una cialda al formaggio. Esatto. Con dentro il formaggio fuso. Fusissimo sarà. Però questo mi ispira. Anche a me. Vedi che ce l'ha il formaggio fuso dentro? Malpensante. Colore del tofu alla cagliata. Mega ciurro, guardate l'interno di formaggione. Fanno un morso piccolo, Laura. Sa di cannella. Perché sa di cannella? Ma tantissimo. Perché sa di cannella? Ma è al formaggio. C'è un formaggio. È la cattiva abitudine di aggiungere la cannella ovunque. Cioè, ma l'aggiungerai nelle cose al formaggio. Ti spiego il mio viaggio del sapore. Mordo. Devo Dixie. Dare un altro morso. Dixie, quelli, la patatina gialla. No, ci sta, e sapeva di Dixie al principio. Poi mastichi, senti dolce, poi senti cannella. E dopo, quando senti la cannella, non senti niente. No, c'è cannella e formaggio, ragazzi, non si fa. Ma all'inizio non sa di Dixie. Ma un no. po' sì, anche la consistenza. La consistenza, ma non il sapore. Io lo mangerei. Io gli do un misero 3. Io gli do un 6, come al tofu. 7. Allora, prossimo snack. Questo è sono tipo delle tagliatelle che potete vedere qua al pesce con sapore di barbecue. Non voglio neanche sentire l'odore. Mamma, sembrano tipo i cosi delle tende. Prego. I pirulini delle tende. Senti che puzza. Oddio. Di pesce. Sono le scatolette dei miei. No, mamma mia. Quelle robe, quel purpurri da mettere nei regali di Natale, no? Con dentro il regalo quel purpurri intorno. Sì, puzza di porto. Puzza di porto. Cheers. Buono. Oddio. Oddio, il finale è un po'. È piccante quasi. Sì. Mm-hmm. A me piace molto. Mi piace molto. Queste vanno insieme alle chips di Taro da spizzicare un po' così in compagnia. Darò un 7. Invece do un 8 a questi perché mi piacciono molto. Bene, io ragazzi passerei una bevanda. Quale scelgo? Quale volete? Quella divertente. Quella divertente? Sì. Bene, facciamo questa, quella divertente, sì. Ho preso questa bevanda che in realtà è molto conosciuta. È un'acqua normale con una pallina che viene spinta all'interno e dovrebbe rendere la bevanda frizzante. Io l'ho presa al limone. Mi sono sempre chiesta dove fosse la palla, ve la faccio vedere, questa qui. E con questo tappino noi dobbiamo andare a tirarla giù. Io non sono pronta a questo bottone. Ma è rimasta qua la palla? No, è andata lì. È lì, ma non si sta sciogliendo. Non fa niente. Ah, la galleggia. Forse è già fatto quel che doveva. Ah, dici? Pensavo fosse una cosa molto più teatrale, sinceramente. Sì. Vabbè, sentiamo. Ah, da lì si versa? Ah, bello. Ah, sì, vedi? Non esagero perché non si sa mai. Si versa poco qua. Cheers alle rumbe. Pesantissimo. Beh, una semplice limonata. Sì. Cosa lavata. Sa dell'Aquarius. Ricordate l'Aquarius? No. Dai, ve lo ricorda. Qualcuno se la ricorda l'Aquarius, sicuro. Commentate chi si ricorda l'Aquarius. Tutti la devo ricordare con la pubblicità. Aquarius, Aquarius. Comunque, mi ero dimenticata. Sfrutto il momento del ricordo per dirvi a tutti di iscrivervi al canale. Mi raccomando, mettete like e niente. Fine pubblicità. Bene, io ho scelto la bevanda che non mi è piaciuta molto. 6. Niente di che. Già visto, già sentito, non è nulla di inedito, diciamo. Sì. Leo?
Allora, sono molto indecisa, ma penso che sceglierò il tuo pesce. Il pesce fragola. Questo è un prodotto molto in hype, la Laura non vedo l'ora, è il suo prefe, però devo dire che sono molto in hype anch'io, perché questa è una roba super kawaii, super cinesata, delle giapponesi che vanno al mercato, no? Dovrebbe essere una cialda con una mousse di fragola dentro. Buona! Che puzza di fragola! Guarda che bel pesciolino! Adesso lo mangio tutto io. Cioè, tipo sparito in bocca. Sì, sì. Scompare. Cioè, il cuore si scioglie. No, tipo, si scioglie veramente si scioglie. In bocca, però è buonissimo. Ma non sa di fragola? No, non sa di fragola. Ma fa una gran puzza di fragola. Sa ma non un po' di fragola, ma di cicles. Cicles alla fragola. Dai, buono. Fatemelo riassaggiare. Mm. Non so, sa di plastica. No, sa di fragola. Sa di plastica. Un po'. Sa di plastica bruciata. Le mie papille gustative sono scomparse con il snack al pesce. Può dare. No. Beh, no, per me è molto buono. Dopo le darò un altro modo. 9? So, cioè, ci sbilanciamo così dal 2 al 9. Stonk. Io do un 5, non mi è piaciuto molto. 8 e mezzo. Prampo? È il mio momento. È il tuo momento. Dei miei amori. Gli amori. Mochi ai red beans, fagioli rossi, che sono i più in voga, diciamo, i tradizionali mochi giapponesi. Con lo zuccherino a velo sono molto invitanti. Ma è amido. Ah, è amido? Sì. Che ignorante. Questo è il mochi, ha la consistenza da mochi, che per chi non sapesse è molto, come dire, sa di pasta di sale. Gelatinosa. Facevi all'asilo la pasta di sale. Che buoni, la mangiavo anche ogni tanto. Bene, allora ti piacerà. Bene, cheers. Cheers. Boh, a me piace. Non lo metterei al primo posto dei mochi. Primo posto è imbattibile da quelli al burro d'arachidi. Sesamo. Anche quelli al sesamo forse mi piacciono di più. Approvatissimo. 10. 10. 9. Comunque si sente il fagiolo qua. Ci rimangono i mini bites di cioccolato bianco e tè matcha. E questi snack al mais, penso, non lo so, con peperoncino. Cosa facciamo? Questo? Sì. Così... Potevo mangiare altre cose buone. Ma che carini, ma sono piccolissimi. Sì, belli. Piccolino, carino, sanno di pane tostato. Ma che buoni. Mm-hmm. Ma che buoni. Ne voglio un altro. Sì. 10 lode. Questo è più grande. Forte. E si sciolgono in bocca anche questi. Mm. No. È riso questo? Come può essere riso? Sembra tipo un popcorn. Un po' le gallette di riso sembra. Buonissime. Secondo me è tipo il gusto paprika. Approvato. Very good. Anch'io 10. Io darò un bel 10. Facciamo prima la bevanda o prima i mini bites? Io farei bevanda, che ci laviamo un po' la bocca. Ci sta. Vero. Ed è questo mega succone al melograno. Tè di frutta. Ah, è un tè. Tipo un bubble tea. Come si ha le bolle? No, ci sarebbe scritto. Ma poi se scuoti si sente. No. Oddio, sa di fiore. Fa odore di bubble tea. Fa un botto odore di bubble tea. Cheers! Fossa di uva. No. Buonissimo. Sa un po' di bolla di sapone, effettivamente. Però i bubble tea un po' sanno di bolla di sapone. Hai assaggiato tipo la Coca-Cola all'uva. La Fanta all'uva, da Amsterdam l'abbiamo assaggiata. Dovete sapere che io sono una grande amante del sapore uva. Ma il sapore chimico di uva è tremendo. Ma perché non sa di uva? Sa di appunto questo sapore. È tremendo. Che è ancora più buono. Mi piace moltissimo. Gli darò un 7. Per me è un 3. 2. O 10 o 2. Last but not the least, i grandi snackini al matcha e cioccolato bianco. Sembrano delle olive. A voi l'oliva, un po' confetto a forma di oliva. Speriamo. Cheers. Ah, è croccante. Si sente bene il sapore del matcha e del cioccolato bianco, Però è buono.
fa un po' di pianta, di fiore. Però il cioccolato bianco, scarsissima qualità. Ma tutto sommato non lo rimangerei. No. No, ne voglio assaggiare un altro invece. Il croccante dentro, devo dire, è buono. Pensavo fosse tutto tipo cioccolato bianco al sapore matcha. Però il sapore, nì. Se fosse stato tipo col cioccolato fondente, mi sarebbe piaciuto di più sicuramente. E niente, tutto sommato, cosa ne pensate dell'esperienza? Pensavo molto peggio. Pensavi molto peggio? Sì. Io invece alcune cose le pensavo molto meglio. Ho trovato più soddisfacenti le cose che credevo non sarebbero state soddisfacenti, cioè... Vabbè, però tipo, io le cose al pesce avevo paura... Buone, ma infatti il tofu non buono, ma pensavo peggio. È vero, verissimo. Sì, dai, tutto sommato è stato un viaggio, un'esperienza così. Dobbiamo dare i voti al coso. Ah, questo non l'abbiamo all'oliva. All'oliva. Ma guarda, ne mangio un'altra. Dai, intendiamo il voto. 7 se lo merita. Io gli do 6. Io gli do 5. E niente, io sono molto felice. Sono molto felice di avervi fatto conoscere le mie amiche. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ho già detto di iscrivervi, yes. Vi ho già detto di mettere like, yes. Ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacio e ciao!